Benvenuti a TG1 Persone. Pierpaolo Pasolini trovò da giovane in Friuli più di una ispirazione per il proprio lavoro. Friulana era sua madre e a Casarsa la famiglia Pasolini si rifugiò durante gli anni della guerra. Qui lo scrittore imparò il friulano che adoperò per le sue poesie. Qui coltivò la sua passione per i più poveri che non lo avrebbe mai abbandonato. Noi siamo tornati nei luoghi friulani di Pasolini, abbiamo parlato con chi lo conobbe, filmato scritti e disegni ancora inediti. A Casarsa, in provincia di Pordenone, della casa dove Pasolini visse per alcuni anni, non restano neanche i muri portanti. Ogni cosa è stata distrutta dalla guerra, ma nell'edificio odierno, che ospita il centro studi a lui dedicato, tutto ricorda il lavoro e la vita di quegli anni. La scuola che fondò con la madre, la piccola accademia di lingua friulana. Nico Naldini, anch'egli poeta e scrittore, cugino di Pierpaolo, è nato proprio in questa casa. C'erano i bombardamenti, non potevamo andare nei rispettivi ginnasi ed eravamo 4 o 5 ragazzi che qui imparavano a leggere il latino di Virgilio, il greco dei lirici greci, e Pasolini ci ha guidato in modo assoluto, come io non ho mai ritrovato nella mia vita. Io ho preso il Friuli per una specie di piacevole e nello stesso tempo tragico esilio, una specie di prigione dove compiere gli atti e le operazioni del mio narcisismo in mezzo ai gelsi, alle vigne e ai prati verdi del Friuli, e nel tempo stesso un luogo dove covare il dolore per la morte di mio fratello, che era venuto un anno prima, proprio alla fine della guerra, era partigiano. Poco lontano da Casarsa ecco la loggia di San Giovanni, luogo che raccolse le prime testimonianze del Pasolini politico. Poco più in là il borgo di Versuta. A questa piccola chiesa medievale furono destinate le sue premure artistiche. Con mezzi di fortuna riportò alla luce alcuni affreschi del 300. Del resto anche il suo rapporto con l'arte era già tracciato da tempo. Io ricordo di averlo conosciuto quando era ancora ragazzo lì in casa di Pasolini, naturalmente in casa della mamma, e lui era nel cortile a disegnare un San Sebastiano, e io sono andato lì a vedere, a curiosare proprio vicino. Lui ha cominciato a spiegarmi questo San Sebastiano, sì, che è tutto pieno di frecce, tutto nudo, che era un po' il senso dell'arte. Fin da bambino mi piaceva disegnare, anche ricordo mia mamma mi dice che prima di imparare a scrivere facevo disegni di automobilini o di treni, quindi una vecchia passione. Poi verso i 18-19 anni all'università ho conosciuto Roberto Longhi, che è stato in realtà il mio vero maestro, insomma. A Casale di Loretto. Ah, di là del tagliamento. Dino Peresson ricorda ancora i giorni delle gite sul tagliamento con lo scrittore, che proprio da alcuni suoi racconti trasse ispirazione per Il sogno di una cosa, uno dei suoi romanzi. Amava molto di più i poveri, quelli che non avevano nulla, soprattutto a quelli che non hanno avuto un'istruzione. Ed ecco gli inediti di Pasolini, una poesia in lingua, alcuni disegni e pagine di un diario solo in parte pubblicato. Ma al di là di chi lo conobbe, che ricordo conserva di Pasolini la gente di questa terra? Trovo da parte dei giovani un entusiasmo veramente straordinario, una passione per Pasolini che si rivela anche nelle numerose visite dei giovani, non solo al centro studi Pasolini, a Casarsa, alle carte di Pasolini, ma anche alla tomba di Pasolini, un pellegrinaggio che lascia il segno di piccoli sassi che questi ragazzi lasciano sulla tomba. Grazie per averci seguito, appuntamento come di consueto, a martedì prossimo.